Ciao a tutti amici appassionati di Clash of Clans e bentornati in un nuovo video sul TH10. Allora, come potete vedere sono migliorate tantissime cose rispetto all'ultima volta, soprattutto per quanto riguarda le mura, anche grazie a tutte le risorse che ho ottenuto attraverso il mio Gold Pass. Tutti gli upgrade li avevo fatti insieme a voi in un video che però purtroppo il mio programma ha deciso di non salvare, quindi purtroppo si sono andati a perdere. Però alla fine c'è da dire che vi sto abituando a non vedere troppi upgrade sul mio canale, perché come avete capito preferisco concentrarmi su altro. Se volete vedere upgrade ci sono già tantissimi altri canali in Italia che ve li fanno vedere. Ma non perdiamoci in chiacchiere e andiamo subito a parlare dell'argomento di oggi, o meglio del player di oggi. Perché oggi volevo parlarvi di un membro del nostro clan TH10 come me che è riuscito ad arrivare senza neanche essere maxato fino alla Lega Leggenda. Andiamo subito a vedere di chi sto parlando. Sto parlando chiaramente di Andrea, che ha iniziato a giocare nel lontano 2014 e circa 5-6 anni fa si è unito all'Accademia dei Peccatori. Peccatori dai quali poi si sono originati tutti i PKTR Family. Dicevo, ha iniziato circa 6 anni fa e all'epoca aveva soltanto 9 anni, era veramente giovanissimo. Però, per non essere sminuito, ha pensato di spacciarsi per un 14enne e da allora viene chiamato ripetente dal capo del nostro clan perché giustamente dice di avere 14 anni da ormai 6 anni. Comunque, parlando della sua scalata, lui mi ha detto di voler ringraziare il player Geug per averlo incitato appunto a scalare con il suo TH10. La sua scalata devo dire che è stata breve ma sicuramente molto intensa, perché in meno di un mese è riuscito ad arrivare fino alla Lega Leggenda. Per un TH10 al giorno d'oggi veramente un'impresa ardua. Lui precedentemente aveva già scalato con il suo TH9 ed era riuscito ad arrivare a Titano 3. Con questo step è decisamente migliorato perché è riuscito a sfondare il muro delle 5.000 coppe. Come dicevamo, ha impiegato meno di un mese, il che è veramente ottimo, ed è stato un mese molto faticoso perché potete bene immaginare quante ore di skip lui abbia passato in mezzo alle nuvole. E infatti mi ha detto che molto spesso i fail gli capitavano perché, esasperato dalle attese, si buttava magari sul primo avversario che gli capitava, anche se magari era oltre la sua portata, e quindi soprattutto in questi casi che ha perso diverse coppe. Però ha avuto anche qualche soddisfazione perché è riuscito a beccare in mappa anche qualche player dei Savage 8 o dei Savage 8.9, che sono dei clan, per chi non conoscesse, veramente di player straordinari che fanno della scalata la loro vera essenza di vita. Ovviamente una volta arrivato a 5.000 coppe ha provato ad arrivare alle 1.100, ma come sapete con il nuovo sistema della Lega Leggenda per un TH10 è veramente impossibile rimanere a galla. Ovviamente dopo il primo giorno di Lega Leggenda aveva subito soltanto tristellamenti, ma è comunque riuscito a chiudere la stagione a 5.070 coppe, il che veramente non è male. So che ci sono TH magari anche più bassi che sono arrivati ai risultati più o meno simili, ma questo di certo non sminuisce il nostro Andrea, che è stato veramente bravo. Ma direi a questo punto di andare a svelare il mistero su come riesce ad attaccare TH12 o TH13 che inevitabilmente gli capita di incontrare in mappa. Andiamo subito a vederci un bel replay. Allora, come potete vedere dalla composizione del suo esercito, utilizza una strategia aerea con diversi baby dragon, un mastino dirigibile e ben 4 pozioni fulmine con 2 terremoti, che gli serviranno ovviamente per abbattere almeno 2 difese aeree. Inizia poi a schierare qualche baby dragon tattico per portarsi a casa un po' di percentuale iniziale. Ovviamente essendo un TH10 ha poche truppe a disposizione nei suoi accampamenti, quindi deve stare molto attento su quali e quante truppe schierare e in quale punto per cercare di massimizzare la percentuale. Ecco che va a schierare anche gli eroi lì in basso e vediamo che con solo questo primo push arriva al 20%. Ecco, vediamo che utilizza un mastino che va a tankare il dirigibile, che altrimenti non arriverebbe a destinazione, e si porta a casa il TH con quest'altro push. All'interno del dirigibile all'inizio utilizzava delle mongolfiere, poi con il rilascio delle super truppe ha iniziato a utilizzare un drago con 5 goblin furtivi, che si sa sono fantastici per tirare giù il TH. Continua a schierare qualche baby dragon per cercare di portarsi a casa più percentuale possibile, siamo al 36%. È uscito anche il castello del clan costituito da 2 draghi che sono veramente pericolosi per la sua strategia e quindi deve cercare di fargli perdere tempo
indirizzandoli da una parte all'altra della mappa e cercare di sfruttare l'occasione con i Baby Dragon, per appunto cercare di abbattere più edifici possibili. Siamo al 43%, gli manca veramente poco, ma è anche una lotta contro il tempo perché ovviamente quello scorre inesorabile. Ecco che schiera degli arcieri per attirare i draghi dalla parte opposta, intanto vi metto anche il per 2 perché ovviamente si tratta di attacchi molto lenti e molto studiati. Ecco altri due baby dragon dall'altra parte che si portano a casa il 47% di percentuale. Arriviamo al 48, siamo quasi al 50 con gli altri due baby ed eccoci finalmente arrivati al 50%, riesce anche ad arrivare al 51 con l'aiuto di qualche altro sgherro. Ecco qua, 2 stelle su un TH13, veramente veramente fantastico. Faccio ancora ovviamente un sacco di complimenti ad Andrea per i risultati che ha raggiunto, Andrea che tra l'altro da pochissimo è anche passato a TH11, non ve l'avevo detto inizialmente. Ecco qua, andiamo anche a visitare il suo villaggio, TH11, vedete, passato comunque da poco perché ha appena schierato ancora tutte le mura di livello 1, le nuove difese come questa torre arciere e appunto il gran sorvegliante che è solamente... Ah beh, l'ha già portato al 4, buono, buono. Comunque vi lascio qui una foto che testimonia appunto Andrea appena passato in Lega Leggenda, che era ancora ovviamente un TH10. Mi ha detto che non ce la faceva più a passare di TH perché era veramente tanto tempo che era TH10 e ovviamente la curiosità di passare di municipio è veramente tanta. Ancora tanti complimenti Andrea e mi raccomando, anche voi, anche se avete un TH10 o un TH11 o anche magari addirittura un TH9, vi invito a farvi una bella prova di scalata per rompere la solita monotonia del farming. Perché comunque, soprattutto se avete tempo, costanza e determinazione, è una cosa che vi porterà tantissime tantissime soddisfazioni. Mentre invece, tornando a quello che riguarda il nostro villaggio, come potete vedere siamo in CVL e abbiamo ancora un attacco da fare. Allora, come siamo messi nella CVL? Siamo soltanto al terzo giorno, ma devo dire che stiamo andando veramente veramente molto bene. A questo punto abbiamo più di 50 coppe che ci separano dal secondo in classifica. Penso che questa volta riusciremo proprio a passare a Lega Cristallo 2. Non voglio ovviamente tirarmela, però, diciamo che ci sono possibilità veramente, veramente buone. Direi quindi di farci insieme il nostro attacchino in questo terzo giorno di CVL. Allora, andiamo al nostro obiettivo, il numero 23. Andiamo a vedere. Allora, si tratta di un TH10 praticamente maxato, a quello che vedo. Ha magari qualche cannone sottolivellato, ma anche gli eroi sono di livello basso, però si tratta di un TH10 che per quanto riguarda le difese è bello maxato. Allora, vi ho portato una strategia diversa da quella che vi ho mostrato negli scorsi video, che praticamente è una Suicide Squad Hog Rider. Praticamente in che cosa consiste? Utilizzerò ovviamente la macchina d'assedio per entrare nelle mura, a cui farò seguire il P.E.K.K.A. con i bocciatori per creare un po' di scompiglio iniziale, arrivare anche fino al TH, quindi arrivare al centro della base, eliminare ovviamente il castello del clan con la Queen e la Veleno e poi schierare tutti i domatori che faranno il giro della base andando a ripulire tutto quanto. In particolare, per farvi vedere sulla mappa di cosa sto parlando, ho deciso di entrare da qui con appunto la mia macchina d'assedio e tutti quanti i bocciatori con il P.E.K.K.A. Dovrei riuscire ad arrivare tranquillamente al municipio e anche appunto a distruggere il castello del clan. Dovrò sicuramente utilizzare anche una gelo in questo punto qui, in cui abbiamo arco X e torre infernale multipla. Dopodiché aspetterò un pochettino che la percentuale salga e partirò con gli Hog Rider da questo punto, che dovrebbero avere un funnel abbastanza definito che gli farà percorrere tutto il giro della base. Ho qualche maghetto da schierare ovviamente per ripulire gli edifici che rimangono esterni. Ho ben 4 cure a mia disposizione, quindi penso di riuscire a far arrivare tutte le mie truppe vive fino alla fine. Con il push iniziale, mi raccomando, è molto importante in questa strategia non solo eliminare il castello del clan, ma anche il King e la Queen, soprattutto la Queen perché è quella che crea più problemi a una truppa come il domatore. Allora, andiamo a vedere appunto qui, direi che abbiamo tutto quello che ci può servire, quindi direi di partire con il nostro attacco.
Allora, io quasi quasi per questo attacco mi vado a potenziare anche gli eroi, perché comunque si tratta di un TH10 max e quindi non voglio rischiare di fare stupidate. Allora, iniziamo subito a mettere un Baby Dragon qui, per appunto impedire che le mie truppe vadano a girare. Mettiamo il King qui, il Pekka qui, mettiamo anche subito la macchina, l'altro Baby Dragon per non far girare le nostre truppe. Allora, il King è già uscito fuori, ma non è un grosso problema. Allora, andiamo subito a mettere la gelo qui. Mettiamo subito una bella furia su tutti quei bocciatori cattivissimi. Allora, ecco qua che esce anche il castello del clan. Non è un castello troppo pericoloso per noi. Ok, con la veleno lo eliminiamo. La Queen sta facendo un lavoro ottimo. Allora, partiamo con i domatori. Eccoli qua. Nella macchina d'assedio avevamo anche dei bocciatori maxati. Ecco qua la Queen che ingaggia anche la torre infernale a bersaglio singolo. Ok, allora, perfetto. La Queen ci ha fatto veramente, veramente un ottimo lavoro. Adesso dobbiamo contare soltanto sui nostri domatori, che sono veramente tanti. Abbiamo ancora un bel po' di pozioni cura, una qui sulla torre bombardiera, ovviamente. Perfetto, abbiamo un sacco di domatori vivi, abbiamo ancora due cure, andiamo veramente veramente alla grande, signori e signori. Mettiamo un'altra bella cura qui, anche perché c'è quel bombolone gigante che esplode. Perfetto, siamo arrivati alla fine. Arciere lì sulla casetta laterale. Perfetto. Direi che abbiamo abbastanza tempo per tristellare questa base senza alcun tipo di problema e abbiamo addirittura risparmiato una pozione della cura. Perfetto. Devo dire che utilizzare quella pozione degli eroi secondo me mi ha dato un vantaggio non indifferente perché a parte che vabbè avevo gli eroi molto bassi, neanche per TH9 praticamente. E però, come avete visto, quella 15 ha fatto veramente, veramente un ottimo servizio. L'ultima cura me la butto qua in mezzo, proprio a sfregio dell'avversario, e andiamo a portarci a casa altre 3 stelle per il nostro clan in questa CVL. Ecco qua, torniamo in mappa, andiamo a goderci le nostre 3 stelle che ci portano a 39 contro soltanto 5. Sì, gli avversari hanno fatto 5 stelle in 4 attack. Non so come hanno fatto, veramente, veramente vergognoso. Torniamo a vedere la nostra classifica. Ecco qua, 209 stelle, ragazzi. Stiamo andando veramente alla grande. Tra l'altro, guardate, percentuale di distruzione quasi 7000% contro il 5200 dei secondi in classifica. Stiamo andando veramente, veramente bene. Ok, quindi ci aggiorneremo sicuramente a CVL terminata. Per vedere ovviamente se riusciamo a essere promossi alla lega successiva, vedo che intanto ci si è liberato un muratore, quindi andrei subito a fare un bel upgrade. Gli eroi ovviamente sono bloccati, anche perché abbiamo la CVL in corso, quindi andrei magari a perfezionare un bel cannone. Allora, per questo richiede il capomastro, ma sì, lo facciamo venire qui dal BH, perfetto. Quindi ci rimane un altro costruttore libero e lo andiamo a occupare. Per una bella bombetta. Ci facciamo una bella bombetta, signore e signori. Quindi a questo punto non ci resta che salutarci. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale ovviamente se ancora non l'avete fatto. Ringrazio ancora tantissimo Andrea per la sua disponibilità e ovviamente anche tutto il nostro clan che sta andando veramente veramente alla grande. Anche voi se siete TH10, TH11, TH9 maxati e state magari cercando un clan interessante in cui inserirvi, vi lascio qui il tag del clan, quindi mi raccomando, fate richiesta. E noi intanto ci vediamo al prossimo video. Ciao!